questa serata dei nostri incontri di vita, una terza serata che ancora combattiamo con questo caldo del pomeriggio che è forte. Ieri vi siete divertiti, cosa avete fatto nella vostra giornata di libertà? Facciamo un po' di tipo interrogazione. Quindi, ieri pomeriggio cosa hai fatto? Spero che abbiate potuto vivere il mare di Ischia ieri, tutta la giornata. Sì. Mezza giornata di mare, stamattina qui ci sono state le terre di Mitro. Di buono mare. Più bello. Un quello di buono mare, sicuramente un'oasi verde. Per riprendere le forze. Sì. Mentre Chiara, dove hai fatto il bagno tu? Io in un posto segreto consigliato da Bruno Mancini, che non svelerò neanche sotto tortura, perché è meraviglioso. Ieri sera ho fatto un bagno tra molto meraviglioso. Si può dire, però. La nostra guida segreta di Bruno Mancini, quell'uomo là. Vabbè. Allora, nulla. Noi continuiamo con il nostro programma, con la nostra arte, con la nostra poesia, con i nostri disegni. Ci sono sempre le opere di Clementina Petroni. Domani ci sarà una serata particolare. Liga la Pinsca. Non ho capito? Sono di Liga la Pinsca. E questo qui è di Milena Petrarca. Sono. E questo è di Milena Petrarca. E questo qua di Milena Petrarca, sì. E sono tre socie artiste della Didiva, Didiva in particolare ci segue da molto lontano, una vita abbastanza travagliata, che trova questi attimi di normalità attraverso questa espressione. Ecco che invece sul fondo della biblioteca si staglia il miglior prodotto di Bruno Mancini, ecco, che fa ingresso in biblioteca la primogenita. Addirittura. Ciao Mirna, ecco qua. E io passo la parola, vi saluto come sempre, così domani per provare un po' a tirare la somma di questi 4 giorni e poi sicuramente per i prossimi 4 lunedì con uno vi racconteremo le varie giornate che abbiamo vissuto qua, come le abbiamo vissute, un po' di foto, un po' di video che Bruno poi monterà e racconteremo pure con Luciano Vicente quello che è stato questo. Sempre periodo. Di notte monta, giusto? Come? Sempre di notte monta. Sempre di notte perché di giorno produce con la notte il nostro giovane Mancini. E la notte porta consigli e quindi con il consiglio della notte lui lavora. E niente, questo è tutto, io vi auguro buon proseguo, ci vediamo domani e